Amici e amiche di Pianoforte Facile, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo avanti con la sezione dedicata a coloro che intendono così iniziare a muovere i primi passi nella musica jazz. Quindi questo video è un video dedicato a coloro che invece del pop preferiscono la musica jazz. Infatti il brano di oggi che andiamo a suonare è Blue Bossa, così continuiamo a mettere in pratica i Ruthless Voicing visti con la mano sinistra nei video precedenti. Troverete i file della lezione all'interno del mio sito web, vi lascio comunque il link nel primo commento in modo che voi possiate andare direttamente a scaricare il materiale didattico. Vi ricordo che è necessaria l'iscrizione, che è gratuita sul mio sito, quindi potete poi accedere a tutti i file contenuti in essa. Non dimenticate, ovviamente, una cosa molto importante per me: lasciare un like al video e lasciare anche un commento, una faccina, quello che volete, un ciao, un saluto, in modo che la piattaforma possa promuovere i miei contenuti. Vi ricordo anche che se avete così voglia di offrirmi un caffè, c'è sempre super grazie, quindi anche 99 centesimi per offrirmi un caffè sono ben accetti. Adesso chiudiamo questa parentesi e iniziamo subito con il tutorial di Blue Boss. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a vedere sono gli accordi del brano, quindi il giro armonico, per capire anche come prenderli per passare da un accordo all'altro e soprattutto per capire che scala utilizzare e di conseguenza come suonare gli accordi in base alle scale che noi andremo ad utilizzare. Ora noi abbiamo intanto siamo nella tonalità di do minore, questo penso che ormai sia evidente. Il centro tonale è sempre lì che gira intorno al Do minore, quindi lo vediamo subito nella prima battuta, lo vediamo nella riga sotto dove abbiamo questa progressione che va a riposare sul Do minore, poi abbiamo una progressione in Re bemolle, quindi 2-5-1 in Re bemolle, e ritorna nuovamente in Do minore con un turnaround nell'ultima battuta che riporta di nuovo sulla tonalità del pezzo. Ora, considerando che questo Do minore è un accordo di primo grado, sarebbe opportuno non utilizzare la settima minore, ossia il Si bemolle, nonostante il Real Book indichi il Do minore settima. Quindi noi andremo a suonare un Do minore sesta perché su quell'accordo andremo a sfruttare la scala minore melodica, ossia questa. Ok? Di conseguenza, poi nel momento in cui inizieremo a vedere le scale, chiaramente vi sarà anche tutto più chiaro. Per il momento cerchiamo, perché altrimenti facciamo soltanto teoria e poca pratica, quindi iniziamo a suonare un po', poi tutte le cose relative alle scale le vedremo col tempo. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che sfruttando la scala di Do minore melodico sarebbe opportuno utilizzare questo accordo qua, invece della settima minore, andare a utilizzare la sesta, quindi semplicemente scendo di un semitono dal Si bemolle, scendo sulla naturale. Quindi questo è l'accordo che utilizzeremo noi sul Do minore. Ok? Abbiamo questo accordo che dura due battute, dopodiché abbiamo un Fa minore settima. Per il Fa minore settima è molto semplice perché possiamo utilizzare la formula, la seconda, la forma B dei Ruthless Voicing, andando a suonare il Fa minore settima in questo modo, quindi partendo dalla settima minore. Quindi settima minore, nona, terza minore e quinta dell'accordo. Quindi questo è l'accordo di Fa minore settima. Passiamo dal Do minore sesta al Fa minore settima. Dopodiché abbiamo questo accordo dura due battute, dopodiché abbiamo una progressione 2-5-1 minore per ritornare nuovamente, cioè per riportarci nuovamente sul centro tonale, ossia sull'accordo di Do minore sesta. Abbiamo un Re semidiminuito, un Sol settima e un Do minore sesta, che noi utilizzeremo, Do minore settima, ma anche se noi utilizzeremo la sesta. Ora, noi nel brano Solar l'accordo diminuito l'abbiamo suonato, semidiminuito, chiedo scusa, l'abbiamo suonato con fondamentale, terza minore, quinta diminuita e settima minore. Quindi andiamo a vedere una formula nuova per suonare gli accordi semidiminuiti ed è quello di sostituire la terza con l'undicesima in questo modo. Abbiamo così queste due note che suonano molto vicine con un intervallo di semitono che crea proprio questa dissonanza tipica nella musica jazz.
ok? Quindi invece di suonare il re semidiminuito così, lo suoneremo così. Quindi vi consiglio chiaramente di farvi un giro in tutti e 12 gli accordi semidiminuiti in tutte le tonalità e suonarli in questo modo. Quindi fondamentale, undicesima, quinta diminuita, settima minore. Dopodiché abbiamo il sol settima. A questo punto, qua adesso siamo nella scala di do minore armonica, perché abbiamo il la bemolle, quindi andiamo a sfruttare le note di questa scala, quindi re semidiminuito, e manteniamo il la bemolle, andiamo a suonare il sol settima, quindi con la settima minore e la terza, e in più abbiamo la nona bemolle, quindi re semidiminuito, sol settima, nona bemolle, e andiamo poi a suonare sul do minore sesta, in questo modo. Adesso abbiamo questa progressione 2-5-1 in re bemolle, quindi abbiamo un mi bemolle minore settima, la bemolle settima, re bemolle major 7. E quindi siamo comodi a prendere ad esempio il mi bemolle minore settima con questa formula qua. Quindi partendo dalla terza minore, quinta, settima minore, nona, la bemolle settima. Lo suoneremo così, quindi vi ricordate, l'abbiamo visto nei primi video, scendiamo di un semitono e poi il re bemolle settima lo possiamo suonare così. Ecco qua, così. Altrimenti, stavo facendo un mix tra quello che solitamente utilizzo io e quello che vi ho fatto vedere. Altrimenti potete anche scegliere la formula, invece di suonare la settima maggiore, suonare la sesta. Ok? Quindi scegliete voi quello che vi piace di più. Quindi o così, con la settima maggiore, altrimenti così, con la sesta invece della settima maggiore. Quindi avete questa opzione, oppure altrimenti passare dalla settima alla sesta se vogliamo muovere le note dell'accordo, quindi a vostra discrezione. Tanto adesso facciamo un giro di tutti gli accordi. Abbiamo nuovamente un giro armonico, una progressione 2-5-1 in do minore, quindi di nuovo il nostro re semidiminuito, il nostro sol settima con la nona bemolle e nuovamente il nostro do minore sesta con l'ultima battuta dove va a fare il turnaround, quindi di nuovo la progressione per ritornare sul do minore, quindi re semidiminuito, sol settima e do. Allora facciamo adesso un giro completo con la mano sinistra degli accordi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Do minore sesta, fa minore settima, re semidiminuito, sol settima nona bemolle, do minore sesta, mi bemolle minore settima, la bemolle settima, re bemolle settima maggiore, re semidiminuito, sol settima, do minore sesta, e riprende di nuovo da capo. Allora, proviamo adesso a mettergli un po' di ritmo. 1, 2, 3, 4. Quindi fate due o tre giri così in modo da prendere un po' il ritmo, poi vedremo anche altre cosine con la mano sinistra che possiamo aggiungere, quindi ovviamente ad ogni video aumentiamo un pochino il grado di difficoltà anche per non fare sempre solo la stessa cosa. Andiamo a vedere un attimino la melodia. 1, 2, 3. Poi riprende da capo. Ok, quindi questa è la melodia. Posso suonare un attimino la melodia lentamente, appoggiamo solamente gli accordi con la mano sinistra.
e riprende di nuovo da capo. Ok, proviamo a velocizzare un pochettino il brano, questa volta con la mano sinistra mettiamo un pochino di ritmo, come abbiamo fatto l'altra volta con Solar. Allora iniziamo a lavorare anche un pochettino con le note del basso, quindi cercare di muovere la mano sinistra, non fare soltanto gli accordi, ma cercare di sostituire anche il lavoro del bassista, visto che non c'è, allora lo dobbiamo fare noi. Io vi consiglio ad esempio di iniziare a fare questa cosa qui, quindi passare dalla quinta alla fondamentale dell'accordo in questo modo. Proprio dare un colpettino alla quinta e poi andare a rimanere sulla fondamentale dell'accordo. Iniziamo così, quindi Do minore, Fa minore, Re semi diminuito, poi per passare sul Sol, invece di passare dalla quinta per non muovere troppo la mano, possiamo fare in questo modo. Quindi utilizziamo questo approccio cromatico dalla bemolle al Sol e poi Do minore. Mi bemolle minore, anche qua con il La bemolle facciamo più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto con il Sol settima, e quindi utilizzare la nota vicino, andare poi sul Re bemolle, poi rifacciamo tutto il giro, poi di nuovo Re semi diminuito, Sol, Do, Re, Sol, di nuovo nel turnaround finale. Ve lo faccio sentire tutto quanto. E riprende di nuovo da capo con il Do. Abbiamo visto come fare il basso con la mano sinistra. Proviamo ad utilizzare soltanto il basso, come abbiamo visto adesso, con la melodia. E riprende a capo. Adesso che abbiamo visto cosa fare con il basso, andiamo a chiudere con l'accordo. Quindi con il Do minore ad esempio, quinta fondamentale, e vado a chiudere l'accordo in questo modo, suonando quindi fondamentale, quinta e terza, in questo caso terza minore, Fa minore, Re semi diminuito, Sol, Do minore, Mi bemolle minore, La bemolle, settima, Re bemolle major 7 e poi di nuovo Re semi diminuito, Sol e Do minore. E riprendiamo qui da capo. Adesso facciamolo lentamente a mani unite. E riprendilo da capo.
Ok. Quindi sarebbe opportuno adesso cercare di mischiare un po' l'accompagnamento, quindi utilizzare un po' il basso, utilizzare un po' l'accordo in questo modo. Quindi esercitatevi su questo brano, sfruttate adesso anche questa cosa in più che sapete, ossia l'utilizzo del basso come se foste dei bassisti, e quindi un po' alla volta cercare di mischiare l'accompagnamento, quindi utilizzare un po' l'accordo, utilizzare un po' il basso, insomma per dare anche un po' di varietà e coprire maggiormente i vuoti che si possono creare suonando. E ci vediamo poi nel prossimo video, da Pianoforte Facile è tutto, un abbraccio, ciao!